L'ombra. L'incidente. Il lettino d'ospedale. La rabbia del vicino. La porta segreta. La bambina morta. Ho scoperto finalmente la vera storia di Hello Neighbor. Questo non è reale. Siamo dentro un sogno. Guardatelo, è lì che mi cerca. Ma io troverò i suoi segreti, ragazzi. E adesso vi mostro. Innanzitutto dobbiamo uscire di casa. E questa volta dobbiamo affrontare le nostre paure. Questa volta per davvero. Ok, andiamo e... Oh, oh, wow, 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 che sta succedendo? Ragazzi, non so che sta succedendo. Ho il potere del... In realtà so cosa sta succedendo. Ho scaricato dei trucchi. Basta, basta farlo normalmente. Ho già fatto 5 volte questo livello, quindi potete andarvi a vedere. Adesso compare nella schedina lì sopra, potete cliccare e vedervi come l'ho completato normalmente. Ma siccome non voglio fare sempre le stesse cose, questa volta useremo i trucchi. E qua possiamo scoprire un paio di segreti che oggi ci aiuteranno a capire meglio la storia di Hello Neighbor. Il segreto si trova proprio in cima alla sua casa, lontano dagli occhi indiscreti delle persone. Ha nascosto tutte le sue cose qui sopra. Le sue cose più segrete si trovano in questa stanza, dove un tempo, beh, un tempo non c'era niente, mentre adesso c'è qualcosa. In questa stanza possiamo trovare la casa delle bambole distrutta, fatta a pezzi, e anche la borsa, di Praga, di sua moglie. Vedete? Ma la cosa più interessante si trova qui. Una foto di famiglia, dove finalmente riusciamo a capire che il nostro vicino non era da solo. Aveva una moglie, e quella moglie, se non vi ricordate bene, l'abbiamo vista. Abbiamo visto il suo tacco, le sue scarpe. Ha subito un incidente a causa del vicino che purtroppo, come sappiamo, non parcheggia molto bene la macchina. Quello che mi viene da pensare è che il nostro vicino si è ucciso dai sensi di colpa, perché ha ucciso sua moglie. Ma non solo, ha perso anche una figlia, come possiamo vedere, neanche un figlio. Ma dove sono adesso? Sto per capire. Sono sicuro di essere vicino. Ma non abbiamo finito. Vediamo se riusciamo ancora a confermare di più le mie teorie andando fuori di qui. E magari non gettandoci. Come vi ho detto, qua non siamo in un mondo reale. Siamo nel mondo della nostra testa. Questi sono i nostri incubi, i nostri sogni, le nostre rielaborazioni di tutto ciò che è successo quando siamo anche stati catturati. Questo forse è il nostro tentativo di uscirne? Comunque, oh... Sì, vabbè, qua ci sono tutti i puzzle che ho già visto, non voglio rivederli, quelli sono il vero incubo. E qui si dovrebbe trovare una stanza, questa, la stanza dei bottoni. Adesso non ci serve perché noi possiamo andare direttamente qua e qua si troverà una porta nascosta. Che se noi questa porta attraversiamo, stando abbassati, possiamo vedere che ci porta in un'altra porta dove c'è un teletrasporto. Ed ecco che ci troviamo in un cimitero pieno di tombe, di chissà quali altri vicini. E poi là una casa verde, che anzi, devo dirvelo, devo ringraziare M13 che mi ha permesso di avere questo cheat, perché senza di lui non potremmo fare tutte queste cose, ci metterei anni a farvele vedere. E questo è un easter egg che ha messo il creatore per far vedere. Bravo cheater! Ti do una ricompensa per essere riuscito a cittare il mio gioco. Si chiama M13 Greenhouse. Vi lascio anche il link in descrizione se volete trovarlo. Ma quello che si trova veramente in questo cimitero adesso è questa. Guardatela. È una tomba. La tomba della moglie del vicino. Quindi questo vuol dire che colei che era sul tavolino del letto era proprio la moglie. Ora abbiamo la conferma. La moglie del vicino è morta. È morta e lui l'ha seppellita qui. Quindi non era la tomba nella sua casa. Quella probabilmente era la tomba della figlia. Ha dovuto seppellire anche lei. Quindi è morta sia la figlia che la moglie. Ok, sto arrivando, ragazzi. Il mio cervello sta facendo sempre più click. Poi non c'è solo questo. Infatti ci sono anche quegli strani minigiochi che si trovano dentro questa casa. Che vi ricordo è una casa finta alla fine. Una casa falsa. Una casa amalgamata dai nostri ricordi. E quindi anche questi sono i nostri ricordi. Anche queste stanze non sono reali. Le prime due sì, ma questa no. Ci troviamo in un supermercato con altre persone.
Forse questo sta a simboleggiare la nostra fobia che abbiamo avuto dopo che siamo scappati al vicino. Non credo che queste siano sue fobie, ma più le nostre fobie. Avete presente un bambino quando subisce un trauma? Tutti li vogliono andare appresso, inseguirlo. Tutti sono magari cattivi. Questo è un trauma. Il trauma che noi abbiamo avuto magari quando andavamo al negozio con nostra madre. Ormai eravamo segnati. No? Beh, comunque posso uscire da questo trauma? Fancuore traumi! Poi c'è il minigioco della scuola che si trova qui dentro. E anche quello simboleggia qualcosa. Vedete, ci troviamo in una scuola. Questa è la nostra infanzia sempre, credo. Non credo sia l'infanzia del vicino, ma la nostra. Quando andavamo a scuola e anche là tutti ci volevano fare del male. Il bullismo. Tutti che parlano male di me perché il mio trauma magari mi ha reso una persona debole. Ormai per noi era un inferno la vita. Arrivati alla fine comunque ci troviamo davanti a una porta per uscire da quest'incubo. Infatti la porta exit. E si trova questo grande pupazzo che vuole farci del male. Oh, bene, bene, adesso posso fargli del male. Però noi questa volta lo buttiamo a terra. Abbiamo sconfitto una paura. Credo che queste siano conquiste. Ma ci serve la prova del 9, no? E la prova del 9 si trova qua sopra. Che è molto difficile anche arrivarci per ottenere un altro potere. Eccoci qua, ci troviamo in questa stanza piena di ombre che ci scrutano. Anche qua si trova una exit che però è troppo alta per essere raggiunta. Qua se non avessi il potere del volo veramente ci impiegherei anni. Una volta arrivati in cima comunque ci troviamo davanti a questa luce, questa lampadina. Credo che questo livello stia a simboleggiare la paura del buio, un'altra nostra fobia. Insomma, la paura di crescere, la paura di diventare grandi. E noi basta, corriamo e ci lanciamo verso la luce. E riusciamo ad ottenere un altro potere, quello del doppio salto, quello di crescere, credo. Fatto sta che dopo aver visto tutto ciò abbiamo finalmente i poteri per raggiungere la sua cantina. Allora adesso io dovrei avere tutto, già recuperato tutto. E veramente se non avessi i trucchi ci metterei 10 anni e non voglio rifare sempre le stesse cose. Ok, abbiamo la keycard. Apriamo la porta dei segreti. E prima che arrivi andiamo nella sua cantina finalmente. E là, ora, è territorio nuovo per me. Perché cambierà tutto. Finalmente scopriremo il segreto del vicino. E riusciremo a collegare la storia. Ora finalmente scoprirò i tuoi segreti. Ah no! Maledetto, sei sempre qua! Però questa volta, mi dispiace per te, ti chiudo fuori. Sentitelo, sentitelo che non può entrare. Sta piangendo. Sta piangendo? Sentite, singhiozza. Mi dispiace. Ok ragazzi, dobbiamo andare, dobbiamo lasciarlo indietro. Dobbiamo capire. Dobbiamo finalmente capire cosa c'è alla fine di tutto questo. Finalmente possiamo andare. Questa volta la porta non ha i lucchetti. Questa volta possiamo vedere cosa c'è lì dietro. Vediamo. La stanza con il bambino. Credo che il bambino simboleggi suo figlio. Perché lui nella foto aveva anche un altro. C'era un altro bambino. Atto finale. Siamo nella stanza con il bimbo che dovrebbe simboleggiare suo figlio. La stanza da letto. Lui lo teneva intrappolato. E tra un po' dovrebbe apparire lui, eccolo! Il vicino! Gigante, enorme! E noi siamo qui impotenti in questa casa! Ti prego, risparmiami, vicino! Non farmi del male! Aiuto! Proteggimi! No! E adesso lui... Enorme, dove noi non possiamo fare niente, ma c'è qualcosa lì sopra. C'è qualcosa che il vicino tiene nascosto proprio su di sé. Come un peso sulle sue spalle. Ok ragazzi, questo livello l'ho già fatto, quindi vi riassumerò. Cercherò di farvi vedere quando sarò là in cima. E cercherò di capire cosa il vicino nasconde. Ok, ci sono! Sono davanti alla sua casa. Dopo averlo tramortito, sono qua. L'abbiamo sconfitto ormai. Possiamo entrare e vedere il suo segreto. E andrò ora! Un'altra volta. Sono entrato! Sono entrato! Ok, come si chiama? Non avevo scelta. Mi è apparso un obiettivo su Steam. Guardate. Ma questi? Questi sono i poster dei bambini. Oh cavolo. Wow. Quelli che aveva. L'ombra. E cosa c'è lì sotto? La tomba. La tomba della bambina. E un corvo che simboleggia la morte. Quindi questa era dentro il vicino. Questa è roba sua. No?
Qua cosa c'è? Questa è la cantina! E dentro la cantina c'è un'altra ombra! Che probabilmente simboleggia l'altro, il bambino! Il bambino è stato rinchiuso nella cantina. Sto capendo, ragazzi, sto finalmente capendo! Continuiamo a proseguire. Vediamo cosa c'è. C'è qualcuno qua! È il vicino! Che sta piangendo, che ha messo... lui, questo cartellone, ma sta piangendo! Lui li ha messi, ma forse sono falsi. È una copertura. Lui voleva capire qualcosa che ha fatto. E quell'ombra. Ho finalmente capito. So molte più cose adesso. Tutto ha un senso finalmente. E ora finalmente possiamo uscire. Uscire da questo incubo. Dove sono? Quello sono io, da me, bambino, ehi! Che succede? Ragazzi, questa è casa mia? Quella è l'auto del vicino. Forse sta a simboleggiare che ci siamo schiantati con la sua vita? Sì! Che succede? Mi sto alzando. E c'è qualcosa! Un richiamo! Dove stai andando? Ehi, piccolo, dove stai andando? Che succede? C'è l'ombra fuori! Oh santo cielo! Oh santo cielo! Che devo fare? Ha paura! Il mio bambino è spaventato da quell'ombra! Ok, ma quindi anch'io ho un'ombra! Eh sì! Oh cavolo, è qui, è qui! Oh cavolo! Che succede? Che succede, bambino? Che succede? Oh! È morto! Ok, siamo ancora qua, però sto correndo, forse devo fare qualcosa? Ehi, 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 fermi qua! Ehi! Mi forse devo mettere io da... ah! Ok, mettendomi davanti l'ho protetto! Vai a fanquare, ombra, lo proteggo io! Lo proteggo io, non puoi fargli niente. Dove sta correndo? Ehi, 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 ragazzo. Sembra che l'ombra voglia uccidere il mio bambino. E io devo proteggerlo in tutto questo. Questo sta succedendo? È questo? Dove stai andando, piccolo? Non posso raggiungerti da qua. Eccolo qua. Eccolo qua, il bimbo. Bimbo, tranquillo. Bimbo, tranquillo. Tranquillo, ti proteggo io. Ti proteggo io. E ho notato che ogni volta che lo sto proteggendo mi sto ingrandendo io. Ok, interessante. Sono più alto, molto più alto di prima. Eccolo qua il bimbo, eccolo qua il bimbo. Questa volta lo proteggo ancora. Diventerò più grande. L'ho protetto di nuovo. È il mio piccolo, cioè io sto proteggendo me stesso. Sono un po' egoista, ma devo farlo. E ora tu dove andrai, bimbo? Hai aperto altre porte? Aiuto, ma sono troppo alto. Aspetta, sono veramente troppo alto. Non posso andare per di qua, che devo fare? Ehi, devo andare per di qua? Credo di sì. Credo che devo andare qua. No? Sì, ok. Metto davanti. Ci sono qua io. Sempre. E ora sono molto grande. Più grande di te. E c'è scritto nell'obiettivo No more fears. Niente più paure. Quindi avete capito? L'abbiamo fatto esplodere. E siamo salvi. Avete capito cos'era l'ombra? E qua cosa c'è? Aspettate, c'è una casa. Ok, ho capito tutto. Ho capito, finalmente è lo neighbor. Vediamo. Il vicino. Cosa succede, vicino? Che succede? Lo vediamo triste. E c'è qualcuno che bussa alla sua porta. Possiamo vedere chi è? È l'ombra. Ed è un'ombra piccola, simile ad un bambino. Hai capito? Che scena triste. L'ombra. L'ombra era la nostra paura. Anche lui ha la sua ombra. Che era suo figlio. Ho capito. Che storia triste, lo neighbor. Ora ho finalmente capito. E sapete, noi l'abbiamo sconfitta, la nostra paura. Quell'ombra era la nostra paura. Tutto quello che ci ha fatto il vicino. L'abbiamo sconfitto. Attraverso la nostra crescita personale siamo riusciti forse a dimenticarci. E questa è forse la vera uscita di tutto il gioco. Possiamo uscire. Ok, usciamo.
saluta. Quindi è finito così? Sì? È finito così? Ah, oh, ragazzi, che avventura Hello Neighbor. Avete capito la storia? Ora io, dopo aver visto tutti questi tre atti, l'ho capita. Ho capito finalmente di cosa parlava il gioco. Hello Neighbor è una storia triste. Una storia di un padre. Il nostro vicino non era il cattivone che noi pensavamo che fosse. Il nostro vicino, beh, era un padre amorevole che ha avuto una vita difficile. Ha perso la moglie in un incidente all'inizio. C'era la sua scarpetta lì. Sappiamo che era lei. Anche all'ospedale poi gli è morta davanti agli occhi. Dopodiché abbiamo capito attraverso il gioco della casa dei terrori che per qualche motivo, forse anche suo figlio è stato, non so chi sia stato, ma forse suo figlio ha perso anche la sua figlia. Subito dopo la moglie ha perso anche sua figlia. Quanti dolori ha dovuto sopportare il nostro caro vicino. Caduta probabilmente dal tetto della sua casa mentre lo costruiva, magari sempre per causa sua. E allora cosa ha fatto il vicino in tutto questo? Il vicino ha cercato di proteggere l'ultima cosa che gli rimaneva. Il suo figlio, il suo bambino. L'ha preso, l'ha chiuso, l'ha costretto a vivere nel suo sotterraneo. Ha voluto costruire questo castello finto per proteggere suo figlio. Nient'altro, era un atto disperato d'amore per tenerlo lì. Un atto sbagliato, sì. Un atto mosso dalla follia. Come vediamo anche alla fine del gioco, lui è intrappolato dalla sua paura, da suo figlio, chiuso, che vuole uscire ma non può, perché il vicino non è riuscito a sbarazzarsi delle sue paure. Noi sì, noi siamo cresciuti, siamo riusciti anche adesso finalmente a lasciarci tutto alle spalle, a perdonare il vicino, a lasciarlo lì dov'era, a sconfiggere lui. Era lui la nostra paura più grande, ma l'abbiamo sconfitta, mentre lui non ci è riuscito. Probabilmente il bambino è morto e sono tutti morti in quella famiglia. Magari il vicino è stato arrestato e ha passato i suoi ultimi anni in prigione. Quindi Hello Neighbor è una storia triste, una storia di un padre disperato che è arrivato alla follia a causa di tutte queste perdite. Voleva proteggere, voleva salvare, ma ha perso tutto perché non è riuscito ad andare avanti, perché si è fatto sopraffare dalle sue paure. Ora tutto ha più senso! E trovo che sia una fantastica storia ora che tutto è finalmente collegato da quest'ultimo episodio. Io penso soltanto che noi siamo dei bambini che sono stati incuriositi da quello che è successo dal vicino e ci siamo trovati chiusi noi stessi come il suo bambino, perché lui non voleva che questa cosa si sapesse in giro. Ha messo i manifesti per fare una copertura, magari mettendoli la gente non avrebbe sospettato delle sue perdite, di lui. Ma alla fine tutto questo ha fatto soltanto peggio. Non credo che ci siano altri colpi di scena. Questa roba andrà avanti per la fine dei tempi, mi sa, perché vedo che ha 3 miliardi di scatoloni. Ne compare sempre uno nuovo. Quindi chiuderò prima io questo episodio. Detto questo, concludo questa serie qua. Non credo che ci sia molto altro da fare. Ci sono uscite delle mod che potremo fare per continuare questo gioco. Fatemi sapere se volete vederle. Ma per il resto, la serie si conclude qua. Hello Neighbor è finalmente finito. Io non lo chiamerei più Hello Neighbor, ma goodbye Neighbor.